Con noi Lucia Bertolotto, garante dell'imprenditore e dello studio CFC Legal, raggiungibile a bbtutela@gmail.com oppure al numero 32 76 92 36 54. Benvenuta. Grazie a voi. C'è la rottamazione quater in vista? È un bless, perché la rottamazione quater che aspettavano l'imprenditore e i contribuenti non è arrivata e non arriverà. Qualora arrivasse comunque, non sarà risolutiva. Rientrerebbero forse solo i vecchi ruoli, quelli che sono decaduti dai piani di rateizzazione. Se entro il 30 settembre si avevano più di 10 rate scadute, saranno decaduti dai piani, così come chi non ha pagato le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio. Che soluzioni ci sono per le nuove cartelle che sono rimaste dal 8 marzo 2020? Per tutte queste cartelle che rappresentano un debito che è già in mano all'Agenzia delle Entrate e Riscossioni e non sono ancora state notificate a causa della sospensione Covid, non sono previste agevolazioni. Infatti arriveranno 1 milione di cartelle al mese, molte di importo anche inferiore a 1000 euro per i nuovi ruoli, in contemporanea l'invio di intimazioni di pagamento sulle cartelle vecchie. Cosa succede quando non avviene un pagamento dopo i 5 giorni dall'arrivo dell'intimazione di pagamento? Quando arriva questo atto aggressivo è una situazione grave, perché il sesto giorno può già arrivare l'atto esecutivo, come un pignoramento di conti correnti, di pensioni, di stipendi. Perché è importante la conoscenza legale? In questo caso la conoscenza legale è per verificare se c'è uno degli oltre 70 vizi rilevati dallo studio legale CFC Lega che permette l'annullamento della cartella o comunque riduzione del debito. Questo ci permette, ci pone davanti a una possibilità per tutti gli imprenditori. Oltre questo, di valutare cartella per cartella, per gli imprenditori adesso c'è la grande possibilità di sanare le posizioni con il concordato preventivo attraverso la transazione fiscale per evitare la richiesta di fallimento da parte dei creditori. Per i debiti con Agenzia Entrate e Riscossioni che ormai sono superiori a 500.000 euro, la stessa agenzia può richiedere l'istanza di fallimento. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi tutti e mi raccomando, come ricevete una qualsivoglia cartella, chiamateci. È stata con noi Lucia Bertolotto, garante dell'imprenditore dello studio CFC Legal, raggiungibile a bbtutela@gmail.com oppure al numero 32 76 92 36 54.